Buonasera e bentrovati, gentili telespettatori. In apertura del nostro telegiornale, la 19ª edizione del Forum Risk Management ad Arezzo per riflettere sul tema verso un nuovo sistema sanitario equo, solidale e sostenibile. L'apertura dei lavori con il Ministro della Salute, Orazio Schillaci, presente anche il Vescovo Andrea, che al Forum Risk ha citato la parabola del buon samaritano. Primo giorno per il Forum Risk Management ad Arezzo. Molto atteso era l'intervento del Ministro della Salute, Orazio Schillaci, che di fatto ha aperto la prima giornata di lavori. Il nostro Servizio Sanitario Nazionale, ha affermato il Ministro, rimane uno dei migliori al mondo. La popolazione sta invecchiando, ma dobbiamo continuare a consentire l'accesso alle cure a tutti. È un mondo che cambia, dobbiamo tener conto della demografia, abbiamo una popolazione che invecchia, dobbiamo quindi investire in prevenzione, dobbiamo cambiare alcuni paradigmi che sono stati alla base fino ad oggi del Servizio Sanitario Nazionale, ma non dobbiamo dimenticarci che la cosa più importante è consentire un accesso alle cure a tutti, indipendentemente da quale regione d'Italia o quale comune d'Italia uno viva, indipendentemente dal titolo di studio che ne ha, indipendentemente da quanto uno guadagna ogni mese. Quindi questo è il fondamento su cui ripartire con una visione più moderna. Dobbiamo puntare sull'innovazione, dobbiamo puntare sulla prevenzione, dobbiamo avere meno malati in futuro per poter assicurare a tutti i malati le cure che oggi ci sono per malattie che fino a qualche tempo fa erano giudicate incurabili e che però hanno a volte dei costi elevati per il Sistema Sanitario Nazionale. Presente all'inaugurazione dell'evento il Vescovo Andrea, che nel suo intervento ha citato la parabola del buon samaritano. Mi è sembrato, pensando a questa mattinata di lavori e a questo incontro, che questa parabola che Gesù racconta nel Vangelo potesse interpretare, esigenze, situazioni, problematicità che viviamo oggi nella nostra sanità. Perché ci parla anzitutto di umanità, cioè la dimensione di cura, di attenzione, del farsi carico di altri, non è semplicemente la generosità di chi ha un cuore grande, ma dovrebbe essere questione di umanità. E poi, è una, parabola che ci parla di una concretezza di cura, come quel samaritano che cura le ferite, le fascia, si mette sulle spalle questo malcapitato. E la concretezza per noi vuol dire professionalità dei medici, vuol dire presenza, di volontariato che possa farsi vicino alle persone, vuol dire soprattutto risorse. E, il rischio di pensare a un'azienda sanitaria che lavori e si muova con i criteri dell'azienda ci porta a dimenticare la cura, cioè quella parabola ci ricorda che ciò che viene investito nella sanità è in perdita, ma è per la vita, è per la persona. E allora io ricordavo come tra le tante risorse, forse per esempio, dovremmo dirottare risorse oggi impiegate per la morte, come gli armamenti, verso la vita, come per la sanità. Ecco, allora credo che tutto questo debba diventare impegno e scelta politica. E soddisfazione all'apertura dei lavori del Forum Risk è stata espressa dal presidente Vasco Giannotti, che ha ricordato l'importanza dell'evento. Siamo partiti alla grande con un intervento autorevole del Ministro della Sanità e poi dopo di lui il Presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, il Presidente di AIFA e poi i quattro Presidenti di Regioni, tra cui il nostro Presidente Giani. Insomma, già tanti contenuti che ora riprenderemo nelle sessioni e nei tavoli di lavoro. E già come vedete il forum è molto affollato. Di migliaia e migliaia di partecipanti, l'obiettivo del forum è quello di condividere idee e proposte che poi alla fine di queste 4 giornate presenteremo al Ministero della Sanità, restituiremo al Ministero della Sanità, alle commissioni parlamentari e poi alla Conferenza delle Regioni. Quindi sono molto contento, un bellissimo avvio e qui ora siamo in uno dei core del forum, questo laboratorio della Regione Toscana, dove tutti potranno vedere in che modo navigare nel fascicolo sanitario elettronico, usare in modo facile il fascicolo sanitario elettronico e anche vedere come si possono erogare e dall'altra parte anche avere le applicazioni della telemedicina, teleconsulto, telemonitoraggio, televisita. Quindi è una cosa molto, sono molto contento. Il presidente della regione Toscana, Eugenio Giani, ha ribadito sempre al Forum Risk che la Toscana è riuscita ad avere maggiori risorse per la sanità rispetto alle altre regioni italiane, sottraendole ad altre voci di bilancio. Stiamo parlando di una cifra di 330 milioni di euro,
che va ad aggiungersi ai soldi che il Sistema Sanitario Nazionale eroga alle 20 regioni. Ma sentiamolo direttamente dalla voce proprio del Presidente Giani. Noi siamo la regione quest'anno record per le risorse che la regione in quanto tale, portandole via alle altre voci del bilancio di una regione, dalla cultura alla pubblica istruzione, allo sport, al trasporto pubblico, ci mettiamo in aggiunta a quello che sono le risorse del sistema sanitario nazionale che diventa diviso per 20 quello regionale, 330 milioni, non ci sono regioni che ne mettano tante per poter sopperire e garantire il livello di servizi che abbiamo. Abbiamo l'ospedale di Careggi che è il primo in Italia, insieme ad altre tre, l'ha certificato Agenas, l'agenzia del Ministero, abbiamo nei LEA, nei livelli essenziali d'assistenza, un podio, siamo fra le tre regioni migliori, è perché per noi c'è impegno, ci sono risorse, però se a livello nazionale nelle priorità del bilancio fosse data più voce alla sanità sicuramente andrebbe meglio. E chiudiamo questa pagina appunto dedicata al Forum RISC e veniamo al nostro approfondimento di oggi. Dal 21 al 24 novembre San Sepolcro ha celebrato la festa del Volto Santo. Per noi appunto l'hanno seguita Alessandro Boncompagni, Carlo Lancia e Michele Foni e dunque andiamo a vedere proprio in questo approfondimento come sono andate le celebrazioni. Grazie per l'attenzione e buona visione a tutti voi. Vescovo Andrea, questa sera a San Sepolcro in concattedrale per iniziare il triduo di preparazione al Volto Santo. Il santo curato d'Ars diceva in un'occasione in cui si metteva in ginocchio davanti al tabernacolo: lui mi guarda, io lo guardo. Potremmo trasportare questa espressione anche qui, benché non siamo davanti al Santissimo Sacramento, ma siamo davanti a questo simulacro: lui mi guarda, io lo guardo. Il Volto Santo trasmette questo sguardo, basta mettersi davanti a questa icona di Gesù sulla croce che si coglie lo sguardo di amore, lo sguardo di misericordia. E quindi è bello vivere, realizzare qui, sperimentare questo, lui mi guarda e io lo guardo. Ecco, lei ha conosciuto da poco questa immagine del Volto Santo da quando lei ha fatto il suo ingresso in diocesi oppure era già a conoscenza di questo nostro crocifisso? Ero a conoscenza della tradizione del Volto Santo in Toscana, ma non conoscevo questo crocifisso perché purtroppo prima del mio ingresso non ero ancora stato a San Sepolcro, quindi è stata una bellissima scoperta e sorpresa. Dalle sue parti, Lombardia oppure a Pavia, ci sono simulacri che si assomigliano al nostro? Non ho una conoscenza così approfondita di tutta la regione lombarda. Nella mia diocesi di Pavia di origine, che io sappia, non ci sono immagini e segni così forti, così ricchi di tradizione come questo Volto Santo. Quindi è un privilegio di San Sepolcro. Siamo alla fine dell'anno liturgico, si tirano un po' le fila di un anno. Quali sono le sue? Finisce l'anno liturgico ed è l'anno di fede che ci accompagna, ma in realtà a livello pastorale siamo all'inizio, cioè l'anno pastorale è iniziato con la celebrazione, il convegno a fine settembre, quindi per me non è tanto una fine ma un inizio e il rinnovarsi dell'anno liturgico, il nuovo anno liturgico che vivremo dà un impulso all'anno pastorale che abbiamo già iniziato. Lei non lascia mai il saluto ai giovani, appena finita la messa è capitato salutare questi ragazzi? Certo, perché i giovani sono un tesoro, è una ricchezza nella nostra comunità, nella Chiesa, e lì dove si fanno presenti vanno accolti con tutti gli onori e con lo spazio che è loro dovuto. Buon avvento, Eccellenza. Buon avvento a tutti, grazie. Eminenza, questa sera a San Sepolcro come degna conclusione a triduo di preparazione al Volto Santo e oggi la festa del Volto Santo nella solennità di nostro Signore Gesù Cristo, Re dell'Universo. Ecco, guardando al Volto Santo, lei è stato 10 anni, come appena ricordato, vescovo della nostra diocesi di Arezzo, Cortona, San Sepolcro. Un suo pensiero quando rivede questa immagine poi i pensieri che aveva tutte le volte che sono stato davanti a questa sacra immagine. Ma devo dire
che incontrare il volto santo anche in questa icona qui di San Sepolcro, che è sicuramente fra le più belle del mondo, è una grazia, perché soltanto un artista o degli artisti profondamente ispirati da Dio potevano esprimere una umanità e al tempo stesso una trascendenza unica. Ecce uomo, ecco l'uomo, disse Pilato, e lui veramente è l'uomo, è il prototipo, è il salvatore di tutta l'umanità. E quindi la sua umanità è pienamente espressa in questo crocifisso, ma è un'umanità che trascende nella divinità. È veramente il figlio glorioso del Padre su quella croce. E quindi, guardando il volto e tutta la persona del crocifisso, siamo veramente, come diceva San Paolo, innalzati alle cose del cielo. Io dico beata questa ex diocesi, beata questa cattedrale, beati gli abitanti di San Sepolcro che custodiscono questa icona sacra che è fonte continua di ispirazione e di bontà per tutti, come ho cercato di sottolineare nella breve mia. Ecco, due cose che metto insieme, Eminenza, per una domanda. Il mondo oggi ha bisogno di questo Cristo vincitore, come ci ricordava qualcuno la prima sera parlandoci del Volto Santo, è il Cristo vincitore, è Cristo trionfante. E poi questo sguardo che qualcuno sempre, la sera della documentazione in cui si parlava del Volto Santo, dice: se guardate gli occhi, nessuno lo può incontrare questo sguardo perché passa sopra la testa di tutti. Questa è una prima riflessione che vorrei aggiungere a questa domanda. Lei è stato presidente della CEI, quindi lei è un'autorità anche oggi, guardando il panorama internazionale e vista la sua esperienza, siamo davvero in un momento in cui tremano i polsi a tutti. Sì, perché invece di fare in modo che le situazioni gravissime internazionali potessero sedarsi, da una parte e dall'altra si è fatto di tutto perché invece possano arrivare anche a esplodere. Perché o gli uomini non si rendono conto dei passi che stanno facendo, soprattutto i responsabili dell'umanità, o se se ne rendono conto, allora vuol dire veramente che si è abbandonato il volto santo, che ci si è allontanati dal cuore di Dio e si segue soltanto l'egoismo e la perfidia dei propri pensieri. Eminenza, un'ultimissima domanda, poi un saluto. Ecco, perché stiamo vivendo questo momento? È vero che nell'arco della storia tanti momenti sono stati come questi, ma noi viviamo in questo tempo e in questi giorni. Perché? È una prova alla quale siamo messi? Oppure c'è le forze nascoste che stanno spingendo perché crolli qualcosa, ma non prevalebunt, è quello che a noi ci salverà sempre? Sì. Noi è difficile fare un'analisi e vedere tutte le cause per cui siamo arrivati fino a questo punto. Potrebbe essere anche un colloquio interessante che facciamo. Noi sappiamo che Gesù Cristo ha in mano il cuore degli uomini e che guida la storia secondo la volontà del Padre. E allora noi ci affidiamo totalmente a Lui e gli diciamo con le ultime parole del Te Deum: in Te, Signore, noi abbiamo sperato che non siamo confusi in eterno. Amen. Davvero bella questa sua conclusione.
Eminenza, non ci, mi rimane altro che avere un po' così il desiderio di ringraziarla del tempo che ci ha concesso. Lei è legato a Tele San Domenico, noi qui a San Sepolcro facciamo un piccolo servizio per questa nostra televisione, per cui i migliori auguri, un buonissimo avvento, Eminenza, che sta per iniziare. Grazie. E ancora davvero tanti auguri da parte di Tele San Domenico. Io dico a Tele San Domenico grazie per quello che siete, grazie per quello che fate, che la vostra vita sia sempre più un annuncio gioioso dell'avvento del Regno di Dio. E noi la ringraziamo.